Se sono un demagogo io, lei che cos'è? Lei ritiri. E lei mi risponda. E si faccia curare i nervi. Se li faccia curare lei i nervi. Se io sono un demagogo, lei che cos'è? Un fascista? Risponda. Nel 1971 esce nelle sale Il nome del popolo italiano, film diretto da Dino Risi. Che imbecille. Sul cadavere ci sono segni di botte e colpi. Insomma, qualcuno l'ha percosso. Non è morta nel suo letto. Forse qualcuno ce l'ha portata dopo. No, lei ha deliberatamente deciso di distruggermi. Lei non è un buon giudice. Lei è prevenuto contro di me. Se questa società le fa schifo, a me fa ancora più schifo. È per questo che ho deciso di essere il nemico della società. Non mi troverete mai. È un film particolare, molto, molto bello, in cui il grande regista unisce due nomi importanti del nostro cinema, che sono Vittorio Gassman e Ugo Tognazzi. Aveva già lavorato con noi nei Mostri, nella Marcia su Roma, e questa è la volta in cui decide di riavvicinarsi a loro. Il film è molto bello, sceneggiato da Ager Scarpelli, due altri nomi straordinari del nostro cinema. Pensate, stiamo mettendo insieme Gassman, Tognazzi, Dino Risi, Ager Scarpelli, non so se ci sia molto di meglio. La storia narra di un imprenditore, l'ingegner Santanoscita, che è un uomo senza scrupoli, abbastanza legato a ottenere risultato, no? Col pelo sul cuore, un uomo che vuole raggiungere, come si dice, ai margini della legge, basta che riesce a ottenere i propri risultati. Quindi un uomo abbastanza freddo, abbastanza arido. E dall'altra abbiamo un uomo altrettanto arido, abbastanza freddo, che è Mariano Bonifazi, che sarebbe il magistrato col quale lui in qualche modo, poi vedremo, viene a che fare. Sullo sfondo la morte di una ragazza, una giovane escort oggi la chiameremmo, cioè una donna che accompagnava gli uomini con i quali poi si intratteneva anche avendo una relazione, diciamo, fisica. La cosa strana è che questa ragazza muore. La morte di questa ragazza è qualche cosa che porta i due ad avvicinarsi. Perché? Perché Mariano Bonifazi viene a scoprire che la sera prima, la sera in cui è morta la ragazza, l'ultima persona che ha visto questa giovane escort è proprio l'ingegner Santanoscita, Vittorio Gassman. Questo lo comincia a far indaga sempre con questo astio, con questa cattiveria verso questo mondo pazzesco, al quale naturalmente Santanoscita risponde, insomma è abbastanza, gli dice a un certo punto, c'è una frase bellissima del film in cui c'è lei è prevenuto, lei non mi sta giudicando come dovrebbe fare, e in effetti poi vedremo che la storia sta veramente in questo modo, perché Gassman è sì, cioè Santanoscita è senz'altro un personaggio abbastanza iniquo, abbastanza particolare, abbastanza negativo, ma il magistrato a sua volta vedremo che lo è anche lui. Insomma, fatto sta che Santanoscita non ha un alibi per quella sera, quindi lui è in assoluto l'indiziato maggiore, il primo indiziato, e il nostro magistrato farà in modo di inquisirlo fino in fondo, scaverà come una fiamma ossidica può scavare dentro un oggetto che deve squagliarsi, che deve comunque assoggettarsi al suo volere. Santanoscita verrà arrestato e sta per andare a giudizio. Proprio in quel momento, in quelle ore, ecco che il magistrato Mariano Bonifazi scopre una cosa che dovrebbe portare naturalmente alla giustizia, per fare giustizia in questo caso. 19 aprile, penso sempre a Sirio. Dov'è? Che cosa farà in questo momento? Ha telefonato Santanoscita, pranzo d'affari martedì, coniugare to have e to be. Scopre un diario, il diario della ragazza. Nel diario la ragazza dichiara di essersi suicidata. Quindi Santanoscita non c'entra nulla. Santanoscita è innocente. Lui sta per portare questo in tribunale questa prova quando in quel momento è sera, finisce una partita di calcio, in questa partita di calcio Inghilterra, l'Italia ha vinto e tutti i tifosi si gettano nella strada, cominciano a urlare, insomma lui vede un'Italia becera, gente che non ama, persone che non ama, personaggi che in qualche modo gli ricordano l'ingegner Santanoscita, e quindi decide di prendere il diario e di buttarlo nelle fiamme, di non portarlo in tribunale, perché lui vuole in qualche modo punire tramite interposta persona, per l'appunto, del grande imprenditore di successo, la società che è contro di lui. Allora, questo è chiaramente una iperbole straordinaria, no? Che però non è molto lontana
probabilmente era cose che forse sono realmente avvenute. Nello stesso periodo, se ricordate, nel 71 esattamente, uscì un film di Nanni Loi che si chiama Detenuto in attesa di giudizio, con Alberto Sordi, in cui un altro povero uomo viene accusato di una cosa. Lui è un italiano che vive in Svezia, torna in Italia, viene arrestato senza sapere perché. Sta alcuni mesi in prigione e poi viene liberato senza nemmeno dargli una spiegazione. Lui era semplicemente innocente, ma nessuno, invece di considerare la presunta innocenza di un imputato, qui viene considerata la presunta colpevolezza. E lo stesso periodo, parliamo degli anni 70-76, in cui uscì un altro film, questo è un film internazionale, con protagonista Charles Bronson, che si chiama Il giustiziere della notte. La legge non fa il suo, non ottiene il suo risultato, non soddisfa quello che sono le nefandezze compiute dai banditi, dai delinquenti, dalla malavita, e il cittadino si fa, come si dice, si fa giustizia da solo. È qualcosa di attinente, non vicinissimo, ma abbastanza attinente a questo. E qualche anno dopo, sempre interpretato da Alberto Sordi, abbiamo due film. Uno straordinario, da un racconto, un romanzo di Vincenzo Cerani, grandissimo scrittore, Un borghese piccolo piccolo, in cui anche lui questa volta tende a farsi giustizia da solo, perché lo Stato non lo porta ad avere giustizia su quello che, ad avere soddisfazione della sofferenza, gli hanno ucciso il figlio. E l'ultimo viene, ma questo è un po' diverso, sempre con Alberto Sordi, interpreta nel Marchese del Grillo, vediamo che viene condannato a morte e viene ghigliottinato un prete che è Flavio Bucci, il grande attore Flavio Bucci, recentemente scomparso, in cui quando muore fa la linguaccia. E Sordi, il Marchese del Grillo, si rivolge alla sua compagna dicendo: lo vedi la giustizia com'è? È così, colpisce un poverino che ha avuto solo il coraggio di dire quello che pensa. Mai! Ma perché? Cosa Scusami, ho fatto? Ma volevo insegnarti una delle usanze più antiche del popolo romano. Vedi, in occasioni come queste i padri danno uno schiaffone ai figli perché si ricordino qual è la fine di un brigante. E penso che tu lo ricorderai pure tu. No. No.